Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! C'è la stessa faccia di sole enigmista! Grande Kid Lost, sono l'enigmista. Tu invece mi sembri Benito, un bel fascista. Adesso ti metto a testa in giù e poi ti mando in fondo al mare, sempre più blu. Yes, io lo sai, sono Vario. Tu sei Mussolini, frate, appendo al contrario. Tu lo sai, ti dico bon voyage, la tua tipa è Mussolini che fa bondage. Yo, non copiare le mie rime, il tuo cazzo di freestyle mi deprime. Era tutto così bello, non lo dico, non orario. lo dico per questo. I treni arrivavano in orario, però era tutta una merda. E questa cazzo di vita era una tarantella, sì. Tutti quelli che dicono che il fascismo è una bella cosa dovrebbero farsi due domande. Sì, è una merda, sì. Mia nonna ha perso tutto davanti al fascismo. C'era il duce che la prendeva a schiaffi, ma cosa cazzo dite che ha fatto cose buone? Le pensioni non le ha inventate, ma cosa dite? Mi dispiace, non so di che cosa cazzo si dice in queste bare. Scream, you kick. If you scream, you kick. So just don't fucking scream because I kick. No, ma pelo di merda che ti sta a casa. Come lo butto fuori? Non lo devi fare. Dimmelo. Non ne ho la minima idea. Devi dare impostazioni in alto. Frate. Ciao Mario, tutto a posto? Un po' male oggi. Come mai? Ho cagato nel puzzo. Beh. Emiliano, va bene. Allora, Zizi nasce nel lontano 2004, mentre in una cittadina di Lecce, di nome Lecce, succede qualcosa di surreale quella sera del 14 settembre 2004. E voi direte, ma Marco, hai rotto il cazzo, ci stai mettendo 5 minuti per regalare una sub. Ok, chi lo fa verrà salutato da me e io gli manderò il mio pisello No, è meglio l'ano, meglio. Ma l'ano. C'è scritto treno dorato lì. Sì? No, non c'è adesso, è pazzesco. Cioè, tu quanti treni dorati hai avuto nella tua vita? 3, 2, 1, via. È molto importante, 3 o 2? Perché? C'è un mio amico Giuseppe Chirico che vuole saperlo assolutamente. Ma cosa stai dicendo? 3 o 2? 3. Ok, tu? No, riferirò 2. Dario? Due. Non ho idea. Ma dai. Treno K dorato. Noi veneriamo il treno dorato come se fosse una specie Vabbè, certo. di... Vabbè, ma a livello di... Cosa hai trovato? Destra, ma sei in tuta. Ciao. Come fai a vederlo? Ma guarda, si vede. Ah sì? Alzati. Sì. Cazzo, è vero, si vede. Bam! Oh, presa da Urban Outfitters questa. Sì, Urban Outfitters. Oh, guarda, guarda che bombe, boom! Quasi a rischio ban. Tu mi arrivi addirittura nei vestiti. E quindi mi nascondo completamente. E c'è lui che fa. E scappo. Con la faccia ancora in quella maniera. No, nel flow della situazione. Sì, anche perché nella scena dopo io sono girato con lo specchio che mi copre. Cioè, entro che sono con lo specchio, così non mi vedono. E dai, tutti... Dai, cock. Anche quello che non vuole dire un cazzo suo, comunque lavora con delle emozioni. Certo, e gli certo. interpreti devono lavorare con le emozioni. Quindi robotizzarsi ti porta ad avere questi problemi. E per farlo, ovviamente, ognuno ha le proprie chiavi. Mm-hmm. Perché ognuno è un essere umano diverso. Io ho le mie, ma non funzionerebbero con le vostre serrature. Ma scusami, so che siamo in chiusura. Volevo solo farti questa domanda, anche in realtà per me. Il fatto che tu magari dopo 6, 7... Passo. Ok. Cosa? Cosa cazzo ridi? Ah. Brutto. Grosso. Ah! Mario. Naso. Mi dispiace Mario, purtroppo il destino ti colpisce. Senti che si è buttato. No, ma siamo davanti a Color. Sembra il governo. Aspetta. Porco Dio! Non ho scelto questo! Perché ancora dentro? No, vi giuro, raga, per far bestemmiare me ce ne vuole, Ma poi la buttatelo fuori! Ma perché danno in mano? Ma chi è il genitore debosciato che dà in mano un guaro a un bambino di 7 anni? Porca puttana! Ma ce la fate? Sono il leader, può cliccare, voglio, dai.
Anche se sto con qualcuno mi fido delle persone, se si fidano loro. Ma dopo butto tutto come una sigaretta e la fumo come fossi un fecicale. Quando guardi che dicono ma che male che fa, quando quel silenzio parla di noi. Ora bionda e sono bravo a fare un po' freestyle. Ehi, e tu sulle basi che non so fare, che cosa di collo lo faccio. E sono più bravo perché sono bravo, tipo MasterChef come Cracco. E sono più bravo a fare queste rime, sai che cosa posso più andare. Sì, sai che voglio fare questo freestyle perché voglio battere Shade. Voglio entrare in questa live, voglio battere questo style. Voglio fare freestyle, voglio battere tutti quanti. Sì, mi amo e frega un cazzo. Sì, faccio queste barre ma non sono molto bravo a fare perché sono molto più veloce. Faccio bravo ma non sono molto bravo perché quando sbarro faccio solamente i miei. La tua teoria, Gilbert. Ok. Della masturbazione. Io ti fai una domanda semplice, Andrea. E tu e pensi che un ragazzo fidanzato dovesse masturbare? Sarà un cazzo del ragazzo fidanzato, voglio dire, non ci vedo nulla di male, scusami. Post. Anche perché, anche se tu hai a disposizione un buonissimo champagne, quasi ogni tanto puoi... ma no. Oh, questo è fuori di testa. Oh. Ma perché? Dai. Ma cosa cazzo è? Non l'ho mai sentita ridere, non l'ho mai sentita ridere. Però, cioè, veramente. Ah. Guarda che tettone. Guarda, ma basta. Guarda, guarda, guarda. Ma cosa fai? Basta, cara, non... Cos'è venuto il cervello? Immagina la scena contrarissima. Che ora mi metto. Faccio, guarda che sì, tettone. Esatto. Un attimo. Ma vai, appena entra gli dico. Oh, sì, via, via, via. Scusa. Ciao, ragazzi. No, ma c'ho ancora quell'effetto di merda. Ciao, brother. Ciao, ciao Manu, complimenti, ciao, Manu. Come state? Per cosa? Bella Manu. Che devi entrare alle 23, no, guarda l'orario. Ma che ha vinto? Lo so, Simo. Ha vinto con cannone. Ha visto un po' di Inter. Ha visto un po' di Inter. Un po' bottate queste robe, raga. Se sfide bottate, andiamo via noi. Un po' brutale. Un streamer che avete già visto anche su questo canale, un amico, posso dire che è un amico, cioè gli voglio molto bene a questo ragazzo, abbiamo probabilmente questo viaggio ci legherà ancora di più, speriamo, o ci farà scannare finalmente, però sarà un bel momento e andiamo in un posto veramente fuori di testa, ragazzi. Ciao. Andiamo in un posto veramente fuori di testa, non è Joe, no, no, ragazzi, Joe cioè, avrei prenotato per una persona sola, me lo mettevo nella valigia, scherzo, Joe, però mai il naso è una di quelle cose che quando te lo rifai ti cambia completamente la faccia. Sì, 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 ma poi se abbiamo un naso è perché è quello, secondo me. Cioè, vedi per esempio il naso enorme di Kokeshi, comunque le sta bene. Qualcuno sta chiamando il mio telefono è lì. Qualcuno sta chiamando Mario, qualcuno ti chiama? Jeffrey, c'è chi mi chiama. Stanno spammando chiamate. Ma tu non hai la fidanzata? Sì. Dai, insomma, sto formatone, zio, dai. Non mai. Devo entrare gli ospiti con calma. Dici un po' il format, ragazzi, lo spiego è molto semplicemente. Joe? Non c'è. Sto facendo Giorgio Zio.